Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto a questo incontro. Si tratta del primo webinar di un ciclo di quattro incontri dedicati all'affidamento dei contratti pubblici sotto soglia, il regime delle semplificazioni nel contesto del PNRR. Questo primo incontro e anche il secondo incontro previsto per il 9 novembre sarà un incontro, diciamo, più di carattere teorico e quindi, sarà commentata e interpretata la disciplina degli affidamenti sotto soglia come innovata dalle più recenti riforme. Gli ultimi due webinar invece previsti per il 23 e il 30 novembre avranno un carattere più operativo, saranno esaminati dei casi pratici e le relative implicazioni. Quindi se in vista di questi due webinar più operativi del 23 novembre e del 30 novembre, se avete dei casi pratici da sottoporre al relatore Stefano Bianchini, potete già scrivere sulla posta di progetto ponsemplificazione@formez.it, email che trovate naturalmente anche sul sito di Eventi PA alla pagina dedicata a questo evento. Io sono Onorina D'Agostini del Formez PA, farò una breve introduzione, come di consueto, prima di lasciare la parola al relatore che, come dicevo prima, è il dottor Stefano Bianchini, docente di diritto amministrativo, Università degli Studi di Ferrara ed esperto di semplificazione del Formez PA. Allora, questo ciclo di incontri si inserisce in un percorso di informazione e approfondimento in materia di semplificazione, percorso che a sua volta si inserisce nel progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. Questo progetto è uno dei progetti attivati dal Dipartimento della Funzione Pubblica che ha dato mandato al Formez PA di realizzare, attuare il progetto stesso. Queste sono tutte le attività realizzate all'interno del progetto. In particolare, vi vorrei segnalare un ciclo di 12 video lezioni sulla gestione dei procedimenti unici SWAPE, un ciclo che è pubblicato, potete trovarlo sul canale YouTube di Formez PA e anche alla pagina focus.formez.it. Nella slide vi abbiamo messo a disposizione i link, appunto, che vi consentiranno di accedere a questo ciclo di 12 video lezioni. Le altre attività realizzate sono state 139 attività tra seminari, workshop, corsi e-learning e webinar di sensibilizzazione, informazione e informazione e formazione, e hanno partecipato a queste attività oltre 2.200 amministrazioni e sono state registrate oltre 35.000 presenze, dati aggiornati al 31 agosto 2021. Sono stati costituiti e attivati 6 centri di competenza regionali per la semplificazione, sono state realizzate attività di affiancamento e consulenza, attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure di semplificazione e sono state anche realizzate comunità di pratiche sulla piattaforma rete.italiasemplice.gov.it. Queste sono le tematiche che sono state trattate nell'ambito del progetto nei vari corsi realizzati sia in presenza che a distanza. Questo è il numero dei partecipanti agli eventi, numero suddiviso per regioni. I dati sono aggiornati sempre al 31 agosto 2021. Qui vediamo come il numero dei partecipanti agli eventi in presenza sia stato di 5.781, mentre i partecipanti agli eventi online sono stati 29.645. Questa infografica mostra invece come la maggioranza dei partecipanti provenisse dai comuni. Dunque, da luglio 2021 è iniziato un ciclo di incontri, anche questo incontro fa parte di questo ciclo, sulle novità introdotte dal Decreto Legge 77-2021, decreto legge che prevede misure di semplificazione delle procedure e rafforzamento della capacità amministrativa per la transizione energetica e digitale.
Queste novità riguardano la materia ambientale, quindi la valutazione di impatto ambientale, il provvedimento unico ambientale, il provvedimento autorizzatorio unico regionale, la valutazione ambientale strategica. Le novità sono relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili, riguardano l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, il titolo abilitativo edilizio per gli interventi agevolati, CILA Superbonus, e riguardano le novità anche gli appalti pubblici, in particolare le procedure di affidamento sotto soglia. Il decreto legge inoltre 77-2021, convertito in legge numero 108-2021, prevede anche modifiche alla disciplina relativa ai poteri sostitutivi al silenzio assenso, alla procedura accelerata per la conferenza di servizi semplificata prorogata sino al 36/2023 e prevede anche modifiche alla disciplina riguardante le zone economiche speciali ZES. Dunque, il progetto fornisce supporto alle amministrazioni regionali per la costituzione di centri di competenza regionali per la semplificazione. I centri di competenza erogano assistenza e affiancamento in presenza e a distanza alle amministrazioni, sia per la risoluzione di problematiche attuative delle misure di semplificazione e sia per la gestione di procedure complesse. Questi sono i centri di competenza pienamente attivi: Calabria, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Sicilia. Questi sono i principali risultati raggiunti dai centri di competenza attivati e i centri di competenza si sono rivelati strumenti efficaci per sviluppare la capacità amministrativa delle amministrazioni e sono riconosciuti, tra l'altro, in ambito di programmazione. Questa è la pagina di eventi PA in cui potrete trovare tutti gli eventi che sono stati realizzati nell'ambito del progetto, quindi tutte le attività di informazione e formazione. E veniamo all'incontro di oggi. Dopo la mia introduzione lascerò la parola al dottor Stefano Bianchini. Dedicheremo poi uno spazio intorno alle 11 alle risposte alle vostre domande. Domande che potete porre in chat e alle 11:30 è prevista la chiusura dell'incontro. Questi sono gli argomenti che tratterà il relatore, le novità apportate dai decreti semplificazioni del 2020 e 2021 e approfondimento dei seguenti profili: gli affidamenti diretti, l'applicazione del criterio di rotazione, la procedura negoziata, i tempi delle procedure, le connesse responsabilità, i criteri di aggiudicazione. Dunque, come dicevo, potete scrivere in chat le vostre domande al relatore e questa sessione, come di consueto, è registrata e sia la registrazione che le slide, sia queste introduttive che quelle del docente, del relatore, saranno messe a disposizione entro la giornata di oggi sul sito di Eventi PA alla pagina dedicata a questo evento. Nell'augurarvi buon lavoro, ricordo che gli attestati di iscrizione vengono rilasciati a quanti si sono iscritti all'evento e hanno seguito e seguono almeno il 20%. Io chiedo al relatore, dottor Bianchini, di attivare microfono e webcam e vi auguro buon lavoro. Buongiorno, mi sente bene, dottoressa? Sì, sentiamo benissimo. Adesso Adesso solamente. proietto le slide. Ok, poi le chiedo conferma se scorrono, così non ci sono inconvenienti. Sì. Arrivano. Prego. Ecco, scorrono in modo Sì, corretto e si leggono? perfettamente. Oh, Sì, si perfetto. reggono benissimo. Benissimo, Buon perfetto. lavoro. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. Volevo innanzitutto ringraziare tutto lo staff di Formez PA per consentirmi ancora una volta di potermi confrontare con voi e poterci confrontare su un tema e su tematiche così interessanti come quelle introdotte dalla nuova disciplina cosiddetta semplificazioni, cosiddetti decreti semplificazione. Un grazie particolare va, come sempre, alla dottoressa Norina D'Agostini che con grande solerzia e con grande precisione ci supporta e mi supporta in tutte le operazioni tecniche e quindi grazie molte. E poi volevo ringraziare fin d'ora tutti voi, tutti i partecipanti, perché siete davvero molto numerosi e
Tra l'altro ho letto alcuni nomi che ricordavo, quindi vedo che qualcuno ha la Fidelity Card, nel senso che me li ricordavo anche da alcuni webinar precedenti. Quindi grazie davvero per essere così numerosi. Come accennava la dottoressa, appunto ci vedremo in diversi appuntamenti. Abbiamo pensato di articolare questo master, appunto, scusate, questo corso in due momenti, uno più di carattere teorico nelle puntate del 26 ottobre e del 9 novembre, e invece un altro più prettamente operativo, pratico operativo, che verrà svolto nelle 2 giornate del 23 e del 30 novembre. Quindi la parte che tratteremo sia oggi che il 9 novembre sarà, ripeto, un pochino più di carattere teorico e saranno tutte nozioni che poi ci serviranno per esaminare più in dettaglio i casi pratici, le problematiche operative che voglio sottoporvi e che vorrete sottopormi, perché la mia intenzione per i webinar, soprattutto finali, quelli del 23 e del 30 novembre, è proprio quello di esaminare problematiche applicative concrete che affrontate nell'applicazione di questa nuova disciplina. Nuova disciplina che già come nell'introduzione che ci ha fatto molto precisa della dottoressa D'Agostini, che ringrazio nuovamente, che ci occupa per l'esame di 2 provvedimenti fondamentali che hanno profondamente inciso sulla materia dei contratti pubblici. In particolare faccio riferimento, come sappiamo, ai cosiddetti decreti semplificazioni, il decreto legge 76 del 2020 convertito in legge 120 del 2020 e il decreto legge 77 del 2021, o cosiddetto decreto semplificazioni bis, convertito in legge 108 del 2021, il primo è entrato in vigore lo scorso 27 luglio 2020 e il decreto semplificazioni bis invece è entrato in vigore dall'1 giugno 2021. Date importanti, come vedremo, perché rappresentano il momento da cui applicare una determinata disciplina piuttosto che un'altra. E come vedremo anche nella relazione tra decreto 76 del 2020 e decreto 77 del 2021, dovremo porci alcune problematiche che i giuristi così spesso chiamano profili di diritto intertemporale, cioè quale disciplina si applica tra l'uno e l'altro. Quindi è bene che abbiamo bene a riferimento queste 2 date che sanciscono l'entrata in vigore il 27 luglio 2020 del decreto 76 e l'1 giugno 2021, del decreto 77. Fin d'ora, a mio avviso, occorre una precisazione importante, a scanso di equivoci. Questi 2 provvedimenti, ancorché particolarmente significativi, particolarmente nuovi, sono le modifiche più importanti apportate alla disciplina in materia di contratti pubblici degli ultimi 2 anni. Tuttavia, non esauriscono, come sappiamo, la normativa in materia di contratti pubblici, perché rappresentano davvero interventi normativi particolarmente significativi e poi vedremo perché. Tuttavia, la nostra difficoltà nell'interpretazione e nell'applicazione della disciplina vigente sta nel fatto che, oltre ai decreti 76 e 77, 2020 e 2021, non hanno smesso di trovare applicazioni le altre disposizioni del codice dei contratti pubblici, del decreto legislativo 50 del 2016, che non siano state derogate dal decreti 76 e 77. Quindi, parallelamente alla disciplina introdotta dal legislatore del 2020 e del 2021, dobbiamo necessariamente considerare anche la disciplina contenuta in quel corpus normativo che è il codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 50 del 2016. Quindi dovremmo cercare anche di leggere, come si suol dire in gergo, in combinato disposto, in altri più semplici termini, in parallelo, le 2 discipline, quella introdotta dalla normativa sulle semplificazioni e quella che rimane applicabile del codice dei contratti pubblici, che è derogato solo nelle parti specificamente previste dai decreti del 2020 e del 2021. Quindi il nostro obiettivo oggi e anche la prossima volta è quello di leggere in combinato disposto le normative, ma non solo di esaminarle e magari anche di avanzare qualche osservazione sulla loro chiarezza o meno, ma soprattutto quello che vorrei cercare di raggiungere, l'obiettivo che vorrei perseguire insieme a voi, e grazie anche alle vostre sollecitazioni che mi vorrete fare,
è cercare anche di trovare delle soluzioni e cercare anche di capire come possiamo tradurre in applicazione concreta quelle che sembrano previsioni a volte, diciamo, non immediatamente comprensibili. Quindi, l'obiettivo che dobbiamo porci è proprio questo, cioè di considerare, ed è una prima annotazione quasi metodologica, la disciplina dei decreti semplificazioni unitamente a quella del codice dei contratti pubblici. Ma non solo, vedremo, specie con riferimento al principio di rotazione, ad esempio, che oltre a questa disciplina di carattere legislativo, quindi i due decreti e il decreto 50, ci soccorreranno e dovremmo considerare nella nostra analisi anche le linee guida ANAC, perché anche quelle ci consentiranno di raggiungere, a mio avviso, delle soluzioni utili anche nel lavoro di tutti i giorni. E vorrei impostarlo in questi termini, il webinar, visto anche l'eterogeneità delle vostre provenienze, ho visto alcuni che hanno dichiarato nella chat di essere responsabili di servizi tecnici, poi sicuramente ci saranno diversi giuristi, però dovremmo cercare, insomma, di trovare naturalmente la giusta sintesi. Quindi, decreti semplificazioni, decreto legislativo 50 del 2016. Le linee guida ANAC saranno questo è il corpus sul quale dobbiamo confrontarci, e poi vedremo che in un'ipotesi in particolare verrà a soccorrerci anche una normativa che risulta, diciamo, abbastanza datata, è del 2010, mi riferisco a DPR 207, e ecco, c'è anche qualcuno dell'università, quindi davvero tante persone. Mi riferisco al DPR 207 del 2010, vedremo che è, come sappiamo, in parte qua abrogato, ma in parte ancora tuttora vigente. E alcune disposizioni del DPR 207 del 2010 vedremo che ci potranno essere utili. Quindi questa è davvero la premessa metodologica che ci servirà oggi, il prossimo incontro, ma anche nelle puntate del 23 e del 30 novembre, quando scenderemo operativamente più nel dettaglio, più, come si suol dire, nei casi pratici. Già menzionare tutta questa normativa, innanzitutto, ci pone di fronte a un'opera importante, nel senso che abbiamo la necessità davvero di prendere in considerazione molti elementi. E tuttavia vedremo come, cercheremo di capire come queste normative tra di loro debbano essere considerate in modo ragionato, in modo sistematico, e leggersi in combinato disposto per arrivare a delle soluzioni che spero possano essere utili. Oltretutto, lo dico anche questo per completezza, e riprendo un elemento già evidenziato dalla dottoressa D'Agostini in una delle sue slide. I decreti semplificazione, il 76 del 2020 e il 77 del 2021, soprattutto, peraltro non sono esattamente provvedimenti normativi, legislativi calati esclusivamente sui contratti pubblici, ma riguardano una serie di discipline. Avete visto una delle slide della dottoressa D'Agostini, evidenziava come, da ultimo, prendo a riferimento questo, il decreto 77 abbia investito non solo i contratti pubblici, ma anche la legge 241 del 90, che tra l'altro richiameremo anche oggi, e quindi vi invito a guardare anche questi aspetti di novità, ma anche altre materie più specialistiche, come quella ambientale. Quindi si tratta di provvedimenti che si suole chiamare a volte omnibus, con una terminologia non felicissima, ma che rendono bene l'idea della portata innovativa di questi interventi del legislatore del 2020 e del 2021, soprattutto. Questo è quindi il quadro nel quale siamo chiamati a confrontarci, quindi un quadro legislativo davvero articolato, molto stratificato, abbastanza complicato, mi viene da dire, che a volte ammetto che all'operatore del diritto, anche al sottoscritto, che oltre ad essere, diciamo, relatore oggi, è anche un collega che si occupa vostro, che si occupa normalmente anche di procedure, a volte viene messo di fronte alla difficoltà di capire esattamente quale disciplina applicare e come comportarsi di fronte a taluni casi concreti. La normativa che esamineremo, anticipo anche questo, sempre a livello metodologico, verrà affrontata in modo, oso dire, quasi da analisi esegetica. Ci concentreremo molto in questi primi due appuntamenti,
perché ci servano, sul dato letterale delle singole disposizioni, quindi esaminandole in dettaglio, ma non in modo asettico, al contrario, considerando anche quelle pronunce giurisprudenziali che non sono cominciate ad intervenire, nonostante si tratti di una normativa piuttosto recente. Abbiamo già diverse sentenze, diverse pronunce dei giudici amministrativi che sono intervenute proprio su questa disciplina e diversi pareri del ex MIT, ora MIMS, diversi pareri che ci aiuteranno a capire in concreto come questa disciplina può essere applicata. Pareri che anticipo fin d'ora sono molto lungimiranti e ci saranno molto utili. E quindi anche ringrazio le persone che le hanno redatti perché sono davvero molto interessanti. Entrando più nel dettaglio. Abbiamo visto decreto semplificazioni, decreto legge 76 del 2020, decreto semplificazioni bis, decreto legge 77 del 2021, da considerarsi necessariamente in combinato disposto con quella parte del codice dei contratti pubblici che non risulta derogata, quindi da considerarsi insieme al decreto legislativo 50 del 2016. Innanzitutto affronterei con voi, in questa prima parte, le cosiddette deroghe temporalizzate al codice dei contratti pubblici. Temporalizzate perché vedremo che la disciplina introdotta dai decreti semplificazioni troverà applicazione solo e solamente rispetto a quelle procedure che hanno preso avvio, e ora scusatemi la genericità, che hanno preso avvio entro il 30 giugno 2023. Quindi una disciplina che è quella dei decreti semplificazioni che è destinata a trovare applicazione solo e soltanto per un periodo di tempo limitato con le avvertenze che vedremo, cioè solo rispetto a quelle procedure che hanno avuto inizio, ripeto, scusatemi la genericità, che hanno avuto inizio entro il 30 giugno del 2023. A riferimento dobbiamo prendere innanzitutto la norma che a mio avviso geometrizza, va a dettagliare, a circoscrivere qual è l'ambito temporale di applicazione della disciplina introdotta dai decreti semplificazione che rispondono a obiettivi contenuti nel PNRR. In particolare, prendendo a riferimento l'articolo 1 del decreto legge 76 del 2020, come modificato dal decreto legge 77 del 2021. In particolare, la disciplina dell'articolo 1 ha introdotto dei nuovi accorgimenti nell'ottica acceleratoria di semplificazione per i contratti sotto soglia europea. Teniamo a riferimento quando andiamo a interpretare la disciplina, perché quando andiamo ad esaminarla in dettaglio, come vedremo, questo dato, cioè qual è l'intenzione sottesa a questi interventi legislativi, l'intenzione del legislatore. È l'ottica della semplificazione e dell'accelerazione delle procedure, che non è un dato secondario, ma che, come vedremo, dovrà essere un po' un leitmotiv della nostra opera che ci accingiamo a fare oggi di interpretazione, di trovare alcune soluzioni. Cioè, dobbiamo sempre considerare che la disciplina introdotta dai decreti semplificazioni, a parte, come dice la terminologia stessa, cioè la finalità della semplificazione, l'intenzione sottesa all'intervento legislativo del 2020, decreto 76 e del 2021, decreto 77, è la medesima, cioè la semplificazione, come ci dicevamo, l'accelerazione delle procedure. Quindi è questo che il legislatore aveva in mente nel redigere la disciplina di cui al decreto 76 e del decreto 77 del 2021, obiettivi peraltro cristallizzati anche nelle PNRR di cui questi interventi rappresentano, diciamo, un precipitato, ecco. E non sono elementi secondari, come vedremo, perché quando andiamo a interpretare la disciplina, voi sapete che uno dei canoni interpretativi contenuto nell'articolo 12 delle preleggi al codice civile è quella proprio dell'intenzione del legislatore. Quindi vedete come anche questo che sembrava un dato di contorno, in realtà ha una sua giuridica rilevanza, dato che trova cittadinanza, come si suol dire, nell'articolo 12 delle preleggi, quindi che sancisce espressamente come uno dei canoni
interpretativi della legge, sia quello dell'intenzione del legislatore, oltre a quello del significato proprio delle parole. Articolo 12 delle preleggi al codice civile, che, come vi dicevo, fa trovare cittadinanza a questa nota che sembrava di contorno e che, come invece, è importante, perché è sempre importante chiedersi, quando andiamo a interpretare o ad applicare una disciplina, qual è la finalità che aveva in mente, il legislatore. Vedremo che ci aiuterà. L'articolo 1 del decreto semplificazioni, come modificato nel 2021, stavamo dicendo, geometrizza l'ambito di applicazione, chiamiamolo cronologico, temporale della disciplina introdotta nel 2020 e nel 2021. Tra l'altro, enunciando in modo espresso quali sono le finalità del legislatore, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento della pandemia, in deroga agli articoli 36,2 e 157,2 del codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di quei commi 2, 3 e 4, che vedremo in dettaglio, qualora la determina contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. Innanzitutto, io ho cercato di evidenziarvi due elementi, quantomeno due elementi importanti di questa disciplina. A parte l'incipit, che ci chiarisce subito la finalità nell'ambito del quale si muove il legislatore, finalità che, come ci dicevamo, la ritroverete in qualsiasi punto del PNRR. Ma soprattutto un elemento, il legislatore, come si suol dire in gergo, expressis verbis, per espressa disposizione legislativa dichiaratamente, prevede che si tratti di una disciplina in deroga a quella prevista dagli articoli 36,2 e 157,2 del codice dei contratti. Quindi è una disciplina che ha dichiaratamente carattere derogatorio rispetto a quella delle disposizioni qui citate, vale a dire l'articolo 36,2 e 157,2 del codice dei contratti. E la deroga riguarda innanzitutto solo queste disposizioni e vedete, scusatemi, come questo torna con il dato che io ho chiamato metodologico, ma non vorrei dequotarlo, che per quanto riguarda le altre disposizioni del codice dei contratti pubblici, rimane in vigore quanto previsto dal decreto 50, perché la deroga introdotta dal decreto semplificazioni riguarda solo e soltanto specifiche disposizioni, quelle espressamente previste. Tra l'altro, trattandosi di norma eccezionale, come sapete, un altro dei canoni ermeneutici, un altro dei canoni interpretativi, anche questo cristallizzato nelle preleggi, nell'articolo 14 delle preleggi al codice civile, è quello che le norme eccezionali vanno interpretate restrittivamente. Quindi anche su questo bisogna essere chiari e deve essere un dato particolarmente acquisito. Lo dico perché a volte gergalmente sfugge: il decreto semplificazioni ha derogato al codice dei contratti pubblici. Ecco, a volte questo modo di dire, che si sente spesso ripetere per semplicità, non deve trarre in inganno, nel senso che è vero fino a un certo punto, nel senso che sì, ha derogato al codice dei contratti, ma per una parte, per quelle disposizioni espressamente derogate dalla disciplina del decreto semplificazioni, deroga che ribadisco, peraltro è temporalizzata, quindi dal 1 luglio 2023 in poi avremo una riviviscenza del codice dei contratti pubblici nel suo pieno normativo, diciamo così, a meno che, apro una piccola parentesi, venga approvata una nuova disciplina, perché su di noi pende anche questo elemento. Sapete che è in discussione una legge delega di riforma completa del codice dei contratti pubblici, quindi magari ci stiamo smentendo e da qui a poco più di qualche mese o tra un anno ci ritroveremo di fronte a un nuovo codice che magari recepisce tante cose. Magari recepisce alcuni indirizzi giurisprudenziali, insomma, nel caso ne parleremo. Ma anche questo sappiamolo, come anche come dato di contorno, essendo
ad un corso di carattere anche teorico, innanzitutto, che abbiamo anche questo su cui confrontarci, cioè la possibilità che ci sarà un nuovo codice. Ma siccome quello si tratta, diciamo, di aspetti quasi de iure condendo o con un'espressione un po' più plastica di fanta diritto, per ora direi che ne abbiamo a sufficienza e quindi occupiamoci della disciplina vigente, poi dopo vedremo. Scusate. Chiusa la parentesi, vi dicevo, innanzitutto questo elemento che è assolutamente importante chiarire, vale a dire quello per il quale i decreti semplificazione hanno carattere derogatorio, derogano al codice solo per determinate disposizioni espressamente riportate dai decreti stessi. Per il resto continua a trovare applicazione il decreto 50, lo ribadisco perché appunto a volte si dice per semplicità i decreti semplificazioni hanno derogato al codice che non si applica. Non vorrei che a volte questa espressione potesse davvero trarre in inganno perché non è così. L'altro elemento importante è la parte evidenziata, perché ci chiarisce espressamente, e direi in modo piuttosto evidente, qual è il dies a quo procedimentale che dobbiamo avere a riferimento per dire se si applica o meno il decreto 76. Ora siamo quasi a più di un anno dall'entrata in vigore del decreto 76, non dovrebbero esserci più dubbi. Eppure vedrete che c'è una sentenza che io, insomma, credo sia abbastanza isolata, che sembra rimettere un po' in discussione l'impianto. La norma sembrerebbe piuttosto chiara nel dire che la disciplina del decreto 76 trova applicazione, la disciplina in materia di semplificazioni trova applicazione qualora la determina contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. Innanzitutto vi ho evidenziato un tema, il cosiddetto tema dell'effetto trascinamento ultraattività, e metto un pochino le mani avanti, al netto del fatto che se, come, quando avremo una nuova disciplina, diciamo, diversa dal codice dei contratti. Potrà essere che dall'1 luglio 2023, e anzi sarà così, quando teoricamente dovrebbe scadere il termine di applicazione dei decreti semplificazione 76 e 77, vedete entro il 30 giugno 2023, avremmo un effetto cosiddetto di trascinamento di ultraattività, perché potrà accadere, faccio l'esempio limite, che la determina contraria di una determinata procedura sia adottata il 29 giugno 2023 o il 30 giugno 2023 stesso. Ecco, a quella procedura, ricordiamoci fin d'ora, che continuerà a trovare applicazione la disciplina di cui al decreto 76 come modificato dal decreto 77. In questo senso effetto trascinamento ultraattività, perché vedete l'elemento principale, il discrimen, è l'adozione della determina contrarre entro il 30 giugno 2023. Ciò significa che se il 30 giugno 2023, il 29 giugno 2023, l'amministrazione, la stazione appaltante approva la determina contrarre, significa che a quella procedura troverà rispetto a quella procedura iniziata con la determina contrarre del 29 giugno 2023 continuerà a trovare applicazione la disciplina introdotta dai decreti 76 e 77, cosiddetto trascinamento o ultraattività della disciplina introdotta dal legislatore del 2020 e del 2021. Quindi mettiamo anche le mani avanti in questo senso, ma serve per chiarire la portata generale di applicazione di questa normativa. Anche qui per, diciamo, scardinare un mito che a volte si dice, beh, fino al 30 giugno 2023 c'è il decreto semplificazioni e poi ritorneremo come prima. Adesso ve la dico in termini molto semplici. Anche questo è vero fino a un certo punto. Torneremo come prima, sì, per le procedure avviate successivamente, ma quelle avviate entro il 30 giugno 2023 non torneremo come prima, nel senso che troverà applicazione ancora questa disciplina. Al netto, naturalmente, e anche qui lo dico de iure condendo solo per completezza, al netto se, quando e come ci sarà una disciplina diversa, magari in attuazione della legge delega, lo vedremo. Ma stando così le cose, a normativa vigente, è non corretto dire che dal 30 giugno 2023 questa disciplina cessa di esistere, perché
Necessariamente non sarà così. Io vi ho fatto un esempio molto limite di una determina adottata il 30 giugno, ma solo per capirci, ma anche determine a contrarie adottate molto prima, sicuramente la procedura, salvo che si tratti di affidamenti diretti o procedure molto veloci, ecco, al netto di ipotesi così, diciamo, più di nicchia, sicuramente avremo procedure che andranno ben oltre il 30 giugno 2023, alle quali pertanto continuerà ad applicarsi la disciplina introdotta dal legislatore del 2020 e del 2021. L'elemento, il dies a quo procedimentale, l'elemento a cui aver riguardo per stabilire l'applicazione o meno della disciplina è la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente. Sembrerebbe appunto una disciplina molto chiara, insomma, un elemento piuttosto chiaro, peraltro ribadito anche dalla giurisprudenza. Io vi segnalo, senza entrare nel caso concreto, è una sentenza, questa anche abbastanza, diciamo, breve, quindi la potete trovare, poi è stato indicato anche nel programma il link a cui scaricarla. Un TAR Campania 2015 del 2020. Che precisa espressamente l'articolo 1,4 del decreto 76 del 2020, che è la nuova disciplina della garanzia provvisoria, che come vedremo non va richiesta salvo ricorrano particolari circostanze. Quindi anticipiamo fin d'ora anche questo dato, vale a dire il tema della garanzia provvisoria, che ai sensi dell'articolo 1,4, la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del codice dei contratti non va richiesta se non ricorrono particolari circostanze, nel qual caso viene richiesta però in misura dimezzata. Il TAR Campania, applicando letteralmente e prendendo a riferimento la disciplina che abbiamo visto poc'anzi, l'articolo 1 del decreto 76 che fa riferimento alla determina a contrarre, precisa che la disciplina della garanzia provvisoria introdotta dal decreto 76, entrato in vigore il 27 luglio del 2020, non è temporalmente applicabile alla fattispecie in esame, in cui, vedete, la determina a contrarre è stata emessa nel gennaio 2020. Quindi determina a contrarre nel gennaio 2020, il TAR, applicando l'articolo 1, dice non si applica il decreto 76 del 2020 perché la determina a contrarre è antecedente alla data di entrata in vigore del decreto 76 stesso, che è il 27 luglio 2020. Direi un ragionamento che, come si dice anche a Bologna, no, non fa una piega, però evidentemente anche qualche sentenza che sembra non essere d'accordo c'è. Vi ho riportato un TAR Umbria, sentenza 559 del 2020. Che se volete, non voglio tediarvi con una lettura delle slide che tanto avete a disposizione, ma è per capirci. La procedura di affidamento di contratto pubblico è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, in conformità al principio tempus regit actum. Da tale premessa deriva che la disciplina applicabile coincide con quella cronologicamente vigente, attenzione, qui è il punto. Al momento dell'invio in data 10 agosto 2020, quindi dopo l'entrata in vigore del decreto semplificazioni, 27 luglio, della lettera di invito, ossia con quella di cui all'articolo 1,3 del decreto legge 76 del 2020. Entrato in vigore, qui ho riportato letteralmente non il 16 luglio, ma è il 27 luglio, ma non fa niente, io l'ho lasciato perché comunque è una citazione letterale. Non può condividersi, guardate bene la seconda parte, quindi scusate, prima della seconda parte, l'elemento che prende in considerazione il TAR Umbria, Perugia, sentenza 559 del 2020, è quello del momento dell'invio in data 10 agosto 2020 della lettera di invito. Quindi prende in considerazione questo momento, quello del l'invio delle lettere di invito 10 agosto 2020, post decreto entrata in vigore del decreto semplificazioni, che quindi secondo il TAR Perugia si applica nella fattispecie concreta, proprio perché la lettera di invito è stata inviata dopo l'entrata in vigore del decreto semplificazioni, che è 27 luglio. Qui
c'è stato probabilmente un refuso del TAR che dice 16 luglio. Va avanti il TAR, dice, non può condividersi la prospettazione dell'amministrazione resistente, per la quale avrebbe dovuto farsi riferimento alle determine a contrarre numero 59 del 6 maggio 2020 e numero 82 dell'8 luglio 2020, avendo la giurisprudenza definitivamente chiarito che la determina contrarre a natura endoprocedimentale, ex se inidonea a fondare in capo ai terzi posizioni di interesse qualificato. Vi volevo sottoporre questa sentenza, che non so se qualcuno di voi ha avuto modo di vedere, di leggere, vi consiglio di leggerla, tutta, adesso non ce n'è il tempo, anche questa è abbastanza breve. Vedete però, il TAR sembra partire da un presupposto sicuramente corretto, vale a dire dalla natura giuridica della determina contrarre, che secondo, credo, unanime giurisprudenza, non vorrei dire troppo, diciamo maggioritaria, molto maggioritaria giurisprudenza, giusto per essere tranquilli, sicuramente ha natura giuridica, ha la portata applicativa di quello che dice il TAR Umbria, vale a dire. È un atto di natura endoprocedimentale, ex se inidoneo a fondare in capo ai terzi posizioni di interesse qualificato, tutto vero, lo sappiamo ormai da tempo, la giurisprudenza, ribadisco, non oso dire unanime, ma assolutamente maggioritaria, mi sento proprio di dirlo, nel precisare quanto già detto anche dal TAR Umbria, vale a dire che è un atto endoprocedimentale che serve a esternare la volontà della pubblica amministrazione. Poi però il TAR fa un ragionamento che sembra non collimare esattamente con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto semplificazioni, che invece prevede che il punto di riferimento per l'applicazione della normativa sia la determina contrarre. Quello che fa il TAR invece è prendere a riferimento l'invio delle lettere di invito, che è successivo ovviamente alla determina contrarre. Quindi vedete anche come un'espressione a volte, diciamo, che sembrerebbe non destare alcuna perplessità, un'espressione normativa, come abbiamo visto quella dell'articolo 1 del decreto 76, a volte può dare adito a interpretazioni su cui, diciamo, possiamo sicuramente parlare. Ecco, questa pronuncia del giudice amministrativo del TAR Umbria, mi sembra condivisibile, diciamo, fino a un certo punto. Perché appunto, pur partendo da, diciamo, un presupposto corretto, vale a dire sul fatto che la determina contrarre sia un atto endoprocedimentale, ex se non impugnabile, come sappiamo, poi dice però non è questo da prendere a riferimento per applicare la disciplina dei decreti semplificazione. Il momento a cui prendere riferimento è l'invio delle lettere di invito, quindi sposta in avanti diciamo, il momento procedimentale a cui aver riguardo. Però vedete com'è importante individuarlo, perché lo spostamento in avanti operato dal TAR Umbria comporta un effetto molto molto significativo, perché se avessimo avuto riguardo alla determina contrarre, come sembrerebbe dire, mi sembra dire abbastanza chiaramente, l'articolo 1 del decreto semplificazioni, si applicherebbe la disciplina anteriore al decreto 76, perché la determina contrarre è antecedente. Prendere a riferimento un altro momento, chiamiamolo procedimentale, vale a dire quello dell'invio delle lettere di invito, sposta parecchio rispetto alla disciplina applicabile, perché ci dice, eh no, si applica il decreto 76 del 2021, con una serie di conseguenze che poi vedremo anche in dettaglio, molto significative. Questa sentenza ve l'ho voluta riportare perché io sinceramente, vabbè che adesso la giurisprudenza è abbastanza limitata ancora per ragioni di tempo, però. Siccome qualcuno di voi può averla anche letta, e quindi magari anche porsi il dubbio, in effetti il dubbio rimane. Credo che sia una sentenza abbastanza isolata, io non ne ho trovate, diciamo, altre che pongono questo tipo di problematica. Ma ve l'ho voluta anche proiettare per sottolinearvi l'importanza di stabilire esattamente in quale momento ci troviamo. E vedete come sposta di parecchio aver riguardo a un elemento piuttosto che a un altro, sposta talmente tanto che si diversifica la disciplina applicabile. Ribadisco perché se fosse stata accolta, come forse avrebbe dovuto essere, l'eccezione dell'amministrazione resistente, la disciplina applicabile sarebbe stata quella a
anteriore al decreto 76, quella del codice dei contratti pubblici, per semplificare. Invece il TAR, facendo riferimento a un altro momento, quello dell'invio delle lettere di invito, afferma di conseguenza che è applicabile la nuova normativa introdotta dal legislatore del 2020 e del 2021. Quindi vedete anche proprio l'importanza di capire esattamente dove ci troviamo, e questo come ragionamento generale. Anche quando ci troveremmo magari di fronte al problema che affronteremo ora, cioè se applico il decreto 76 ante modifica o il decreto 76 co come modificato dal decreto legge 77 del 2021, oppure problema che si riproporrà quando ci troveremo a ridosso del 30 giugno 2023, che con l'effetto di trascinamento che abbiamo visto. Quindi è molto importante stabilire innanzitutto in che cronologia procedimentale, in quale disciplina ci collochiamo. Vedo che, scusate, apro una piccola parentesi, qualcuno ha problemi di audio, mi dispiace, spero si senta comunque Sì, abbastanza bene. si sente, sono problemi più di carattere individuale, Bene, diciamo. Grazie. individuale. Bene, bene. Ecco, come vi accennavo, stabilire dove ci troviamo, mi viene da dire, che, sicuramente è un problema che ci si è posti all'indomani dell'entrata in vigore del decreto 76, anche se sembrava abbastanza chiaro quale fosse il termine a cui avesse a riferimento il legislatore, vale a dire la determina contrarre o altro atto di avvio del procedimento. Poi si può discutere la determina contrarre perché è preso a riferimento quello, visto che è un atto endoprocedimentale, probabilmente questo è il retropensiero del TAR Umbria. Però vedete come appunto evidentemente non era così chiaro. I problemi all'indomani del decreto 76 2020, che appunto potevano porsi sicuramente all'indomani dell'entrata in vigore, visto che era una disciplina nuova, direi che possono essere anche, insomma, diciamo, superati, anche se abbiamo visto che la giurisprudenza è riuscita ad oscillare su questo tema. Forse è più importante chiedersi un'altra cosa. Abbiamo visto nella prima slide che vi ho proiettato, che i decreti semplificazione, che a volte diciamo si ricomprendono sotto un unico pacchetto, sono entrati in vigore con due diverse velocità, uno del 2020 e uno del 2021. Il decreto 76 è entrato in vigore il 27 luglio 2020, e il decreto 77 del 2021 è entrato in vigore nel 2021, in particolare l'1 giugno 2021. Quindi l'uno il 27 luglio 2020, se vi ricordate la prima slide, l'altro l'1 giugno 2021. Significa che abbiamo un lasso temporale in cui dal 27 giugno, scusate, abbiamo un lasso temporale dal 27 luglio 2020 al 31 maggio 2021, che si è applicato il decreto 76 come non modificato, e poi dal 1 giugno 2021 al 30 giugno 2023 abbiamo il decreto 76 del 2020 come modificato dal decreto legge 77 del 2021. Quindi ci si potrebbe chiedere qual è la disciplina applicabile nell'un caso e nell'altro, cioè di procedure avviate nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore del decreto 76 e l'entrata in vigore del decreto legge 77 del 2021. È quel famoso profilo che io inizialmente, all'inizio del nostro incontro, ho chiamato con un termine aulico molto altisonante, profili di diritto intertemporale tra il decreto 76 e il decreto 77. La risposta ce la dà l'articolo 51, comma 3, del decreto legge 77 del 2021. Quindi il legislatore si è posto il problema di queste procedure che sono state, tra virgolette, avviate, determina contrarre o altro atto di avvio del procedimento, in questo periodo intertemporale in cui avevamo il decreto legge 76 del 2020, ma non ancora il decreto legge 77 del 2021. E l'articolo 51, comma 3, scusatemi se vi tedio con una lettura
della slide prevede espressamente che le modifiche apportate all'articolo 1,2 lettere A e B del decreto legge 76 del 2020, articolo 1,2 lettere A e B, vedremo che sono l'affidamento diretto e la procedura negoziata, come già sapete, si applicano le modifiche apportate all'articolo 1, quindi la disciplina introdotta col decreto 77, si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quindi del decreto 77. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, cioè del decreto 77, ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data, continua ad applicarsi l'articolo 1 del decreto legge 76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il decreto 77. Allora, l'articolo 51,3 ci dà la risposta alla domanda che noi siamo posti in modo interlocutorio, cioè quale disciplina devo applicare se la mia procedura è stata avviata nel periodo intertemporale in cui avevo il decreto 76 ma non ancora il decreto 77 del 2021. L'articolo 51,3, risolvendo questo problema, questo quesito, ci dice espressamente che per tutte le procedure che le modifiche, il decreto 77 si applica solo alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del decreto stesso, quindi le procedure avviate determina contrarre o altro atto di avvio del procedimento dopo l'1 giugno 2021, quindi, che è la data, come sappiamo, di entrata in vigore, come abbiamo visto, del decreto 77. Le procedure avviate prima, invece, dell'entrata in vigore del decreto 77 sono disciplinate e continuano ad essere disciplinate dal decreto legge 76 del 2020 come non modificato. Quindi anche qui si opera quell'effetto trascinamento o di ultraattività che abbiamo visto già insito nella formulazione dell'articolo 1. Quindi abbiamo anche questo regime da tenere bene in considerazione e che può porre forse qualche problemino in più rispetto a quello che abbiamo visto in ordine all'applicazione del decreto 76, se non altro perché il decreto 76 ormai, insomma, è più di un anno che è in vigore, perché 27 luglio 2020 ormai è un anno e 2 o 3 mesi, insomma 3 o 4 mesi che è in vigore, quindi problemi magari quelli ce ne sono meno. Però magari una disciplina, magari noi abbiamo ancora una procedura iniziata ante decreto 77 e qui avviata, scusate, ante decreto 77, quindi dobbiamo ben stabilire qual è la normativa applicabile. Ce lo risolve l'articolo 51,3, che risponde al principio che abbiamo visto citato anche da una sentenza che abbiamo visto prima, il famoso principio del tempus regit actum. Vi faccio notare, ve l'ho sottolineato in giallo per vostra comodità e anche per evidenziarvelo, che il 51,3 non è esattamente allineato con la formulazione dell'articolo 1 del decreto legge 76 del 2020, come modificato dal decreto 77. Vi ribadisco questo. Vedete, il secondo periodo del comma 3, la parte evidenziata in giallo per intenderci, non è esattamente allineata con la formulazione dell'articolo 1 del decreto 76 del 2020, con la prima slide che vi ho proiettato. Perché come abbiamo visto, il riferimento, il discrimen per l'applicazione del decreto 76 del 2020, su questo punto non modificato dal decreto 77, è la determina contrarre o altro atto di avvio del procedimento. Nell'articolo 51,3 del decreto 77, invece, si fa riferimento bandi o avvisi di indizione oppure inviti a presentare offerte o i preventivi. Vedete che comincia un pochino a traballare l'elemento a cui aver riguardo. Ed ecco forse il perché si giustifica magari una disciplina giurisprudenziale, una giurisprudenza che potrebbe anche cominciare a andare nel senso che abbiamo visto del TAR Umbria, scusate, che però vi sottolineo, TAR Umbria era 2020, quindi antecedente al decreto 77, quindi
diciamo che il giudice amministrativo non ha adottato quella pronuncia perché aveva visto questa norma e quindi, diciamo, si è in un qualche modo convinto di prendere a riferimento un altro dies a quo procedimentale. Ribadisco, la sentenza del TAR Umbria che abbiamo visto prima è anteriore al decreto 77 del 2021, quindi non è che abbia preso le mosse da questa formulazione per arrivare alla conclusione che abbiamo visto. Però probabilmente questo 51,3 non è esattamente allineato con quello che prevede l'articolo 1 del decreto 76, potrebbe recare diciamo così, potrebbe recare qualche piccolo inconveniente interpretativo. La norma, devo dire, mi sembra chiara, volevo solo evidenziarvi solo questo disallineamento. Qui fatemi aprire una piccola parentesi sulla piccolissima, sulla qualità della legislazione. Sarebbe meglio che il legislatore, come si suol dire, quando battezza un termine, cercasse di utilizzare sempre gli stessi, perché, come sappiamo, in diritto cambiare un termine potrebbe non avere conseguenze, ma il 99,9% delle volte di conseguenze ne ha, soprattutto pone magari degli interrogativi ad un lettore attento. Per fortuna, a volte ci aiutano, come vi accennavo all'inizio della lezione, anche i pareri del MIT, ora MIMS, e che è intervenuto ad esempio su un caso relativo proprio a questa disciplina che abbiamo visto poc'anzi, al 51,3, e anche qui incidentalmente vi volevo consigliare, per chi già non lo fa, ma immagino molti se non tutti, andate a visitare la sezione del sito del MIMS dove ci sono i pareri relativi ai contratti pubblici. Il link non me lo ricordo, ma lo trovate nel programma dove scaricate anche questi pareri che io vi ho riportato. Quindi andate a visitarlo, al di là di quelli che io vi do oggi, che sono solamente alcuni, ce ne sono molti altri. Questo è un consiglio, diciamo, metodologico, perché a volte si trovano delle risposte molto importanti e lungimiranti. Ad esempio, ecco, perfetto, grazie molte, Antonello. Fattispecie. Al momento dell'entrata in vigore del decreto 77 era pendente, vedete, il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse finalizzate allo svolgimento di una negoziata senza bando e per le quali non si era provveduto all'inoltro dell'invito a presentare offerta. Non si è ancora provveduto all'inoltro dell'invito a presentare offerta. Parere del MIMS. Il decreto 77 risulta applicabile in quanto, trattandosi di procedura negoziata, le lettere di invito non erano ancora state inviate. Quindi il parere fa proprio la disciplina introdotta dall'articolo 51,3 che abbiamo visto proiettato nella slide precedente. Quindi ribadisco il consiglio, andatele a vedere perché magari avete una fattispecie analoga, anche lì attenzione quando si prende a riferimento un parere che necessariamente è ritagliato su una determinata fattispecie, controlliamo bene che sia esattamente anche il nostro caso e poi, fatto questa prima verifica preliminare necessaria, vedete che troverete consigli e risposte molto, molto importanti. Vedete quindi i profili, diciamo, di applicazione della normativa che abbiamo cercato di delineare, spero chiaramente, nonostante sia un gioco di date, sono diversi quelli che si sono posti all'indomani dell'entrata in vigore del decreto 76, che come vedete, nonostante una sua apparente chiarezza, aveva suscitato una pronuncia, che ci può far pensare. E soprattutto i profili che forse sono un po' più attuali, anzi, mi viene da dire sono attuali, che invece attengono alla disciplina applicabile rispetto a quelle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del decreto 76 del 2020, ma prima dell'entrata in vigore del decreto legge 77 del 2021. Per comodità di tutti, spero che vi sia utile, io ho cercato in una slide molto colorata sintetizzarvi quello che abbiamo detto. Quindi attenzione, solo quando si dice si applica il decreto semplificazioni. Alla mia procedura si applica il decreto semplificazioni. Ribadisco, bisogna stare attenti dove ci collochiamo temporalmente e quindi, perché come abbiamo visto anche commentando la sentenza del TAR Umbria, molto dipende da quale momento prendiamo a riferimento.
E quindi bisogna stare attenti anche, ribadisco, a volte con alcune espressioni di semplificazione, appunto, che si dice, ah, si applica il decreto semplificazioni. E io mi vado a prendere subito il decreto 76 come modificato, lo trovo aggiornato, come modificato dal decreto 77 del 2021, peccato che magari sto leggendo una disposizione che non si applica alla mia procedura che ho messo in piedi esattamente il giorno prima che entrasse in vigore il decreto legge 77 del 2021. Quindi dobbiamo stare attenti un po' anche a questa divisione, chiamiamola così, divisione temporale, ma tanto ci capiamo, rispetto all'applicazione della disciplina del decreto semplificazioni 1, il decreto 76 come non modificato e del decreto 77 come modificato. Questo, torno a dire, io sono sempre abituato poi come spero risulti nei miei corsi, cercare anche di fornire degli elementi che possono essere utili anche tramite le slide. Questo non deve rappresentare un elemento di difficoltà o di, diciamo, di apprensione, perché basta prestare un po' di attenzione e poi la disciplina che si applica, direi, è piuttosto chiara. Dobbiamo stare attenti dove ci collochiamo, ma questa è una verifica che tutti siamo abituati a fare e ci mancherebbe. Sullo sfondo, lo sottolineo per la terza volta, rimane, oltre che stabilire quale disciplina si applica rispetto ai decreti semplificazioni, rimane sullo sfondo, come sappiamo, il codice dei contratti per le parti non espressamente derogate. Detto questo, una peculiarità che vorrei sottoporvi, se non altro per la frequenza, credo che possa capitare, vista anche l'innalzamento della soglia a cui arriveremo, rispetto alla quale è possibile operare con un affidamento diretto, è stabilire il momento, il dies a quo, da cui trova applicazione la disciplina in materia di semplificazione in caso di affidamento diretto, visto che si fa riferimento alla determina contrarre o altro atto di avvio del procedimento. E sappiamo che gli affidamenti diretti possono avvenire contestualmente, come precisato dall'articolo 32,2 del codice dei contratti pubblici, decreto 50, articolo 32,2, espressamente prevede che l'affidamento diretto possa avvenire tramite determina contrarre o altro atto equivalente, cioè uno actu, con un solo atto si fa determina contrarre contestuale affidamento diretto, come sappiamo. Articolo 32,2, che peraltro è richiamato anche dal decreto semplificazioni, dall'articolo 1,3 del decreto semplificazioni. Già qui vedete, richiamo l'articolo 32,2 che è nel pieno della sua vigenza perché non è assolutamente derogato e ci mancherebbe altro. Ecco, nel caso di affidamenti diretti, io sono abbastanza concorde anche con chi sostiene che il momento a cui prendere riferimento, dato che si parla di determina contrarre o altro atto di avvio del procedimento, se ad esempio c'è una richiesta istruttoria da parte dell'ERUP di ottenere dei preventivi, è quello l'atto di avvio del procedimento. Ribadisco, nel caso di affidamento diretto, avrà una grande frequenza, soprattutto dopo l'innalzamento della soglia per la quale è utilizzabile, quindi 139.000 euro, come vedremo, essendo molto frequente, immagino che ci siano diverse ipotesi. Poiché l'affidamento diretto, articolo 32,2 del codice dei contratti, può avvenire tramite determina contrarre, ecco, in questo caso stabilire qual è il momento discretivo per stabilire quale normativa si applichi, dato che l'articolo 1 del decreto 76 fa riferimento alla determina contrarre o altro atto di avvio del procedimento, ebbene, qualora vi sia stato, ad esempio, un altro atto di avvio del procedimento, che potrebbe essere, ad esempio, la richiesta di preventivi, ecco che partendo da lì il procedimento, almeno quantomeno istruttorio, si dovrà avere riferimento a quel determinato momento procedimentale. E questo io concordo con questo avviso interpretativo che ho trovato, devo dire, già in qualche commento, mentre all'indomani dell'uscita del decreto 76, scusate, non era così chiaro, invece concordo con questo orientamento interpretativo che mi sembra anche abbastanza ragionevole, anche abbastanza consolidato.
Vedo diverse domande sulle slide, mi scuso, non l'ho detto forse all'inizio, le slide le lasciamo certamente a vostra disposizione, certamente sì. Detto questo, per quanto attiene il profilo relativo all'applicazione della normativa, quindi come vedete in questo gioco di date imposto dall'entrata in vigore di una serie di provvedimenti legislativi tra loro succedutesi nel tempo, analizzerei in dettaglio quali sono le procedure introdotte dal decreto semplificazioni. Scusate anche questo piccolo intermezzo, naturalmente avendo due incontri, tutto quello che non viene trattato oggi è ripreso nelle slide, che non riusciamo ad approfondire per ragioni di tempo, naturalmente lo riprendiamo nell'appuntamento successivo. Quindi faremo in tempo a trattare dettagliatamente tutti gli aspetti. Anche qui, per comodità, io vi ho riportato la disciplina che trova applicazione con riferimento agli oggetti delle commesse pubbliche, servizi e forniture, scusate, vi faccio vedere l'altra slide, poi torno indietro, e lavori, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 76, come modificato dal decreto legge 77 del 2021. Ecco, anche alla luce di quello che ci siamo detti prima, e vedete come tutto torna, la disciplina che è contenuta in queste slide riassuntive che io vi ho voluto fare, vedete, sono molto schematiche per vostra utilità e perché ci possano servire anche un po' da guida, è la disciplina del decreto 76 come modificata dal decreto 77 del 2021. Quindi ho preso a riferimento, anche per ragioni di comodità, solo quella vigente, non anche quella del decreto 76 ante modifica, nonostante quello che abbiamo precisato poc'anzi, che attiene più che altro a profili di applicazione temporale del diritto. Quindi mi raccomando, ve l'ho precisato sopra, ma ve lo voglio evidenziare, è la disciplina decreto 76 nuova, cioè come modificata dal decreto 77 del 2021. Come sappiamo e come abbiamo visto nella prima slide che abbiamo proiettato, la disciplina introdotta dall'articolo 1,2, lettere A e B del decreto 76, come modificato dal decreto 77, è in deroga alla disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici e più in particolare è in deroga all'articolo 36,2. Se vi ricordate la prima slide, non torno indietro solo per comodità, ma ve lo sottolineo, l'articolo 1,1 del decreto 76 ci diceva che le procedure introdotte dal decreto semplificazioni sono in deroga a quanto previsto dall'articolo 157,2 e soprattutto dall'articolo 36,2 del codice dei contratti. Quindi quella che stiamo esaminando è una disciplina, sono procedure che hanno carattere derogatorio rispetto all'articolo 36,2, la cui applicazione quindi è derogata. Una prima domanda a cui non do volutamente la risposta, perché lo vedremo poi, è: ma sono obbligato come amministrazione ad usare le procedure introdotte dai decreti semplificazione? Cioè, sono obbligato o posso, ad esempio, esperire una procedura aperta nonostante ci siano i decreti semplificazioni? Punto interrogativo, quindi una disciplina derogatoria e assolutamente inderogabile? Lo vedremo. È una domanda provocatoria che per adesso, a cui volutamente adesso non voglio dare la risposta perché su questo quesito è intervenuta ANAC, è intervenuto un parere del MIMS molto interessante, è intervenuta la giurisprudenza. Quindi esamineremo in dettaglio questa questione che volevo porvi fin d'ora anche per mantenere, diciamo, alta l'attenzione, quindi per ragioni, diciamo, anche scenografiche, oserei quasi dire, scusatemi la battuta. Il decreto semplificazioni, pertanto, introduce queste nuove soglie, introduce una disciplina derogatoria legata alla fissazione di nuove soglie entro le quali poter utilizzare una delle discipline a carattere derogatorio e con finalità, vi ricordate, acceleratorie, in materia di contratti pubblici. Non voglio anche qui tediarvi con una lettura della slide perché la vedremo in dettaglio.
ma procederei per gradi. L'articolo 1,2, lettera A, prevede una nuova disciplina dell'affidamento diretto. Ricorderete sicuramente che l'affidamento diretto era disciplinato innanzitutto nell'articolo 36,2, derogato dal decreto semplificazioni, articolo 36,2 del codice dei contratti pubblici, che aveva il famoso limite inferiore a 40.000 euro. Qui vedete, c'è un'esplosione del limite entro il quale poter utilizzare l'affidamento diretto. Siamo praticamente a più del triplo, della soglia prevista inizialmente nel codice dei contratti pubblici. Innanzitutto, quindi un innalzamento quasi triplo, anzi più del triplo, della soglia contenuta nell'articolo 36,2. Ulteriormente, siamo a quasi il doppio della soglia che era stata introdotta dal decreto semplificazioni 1, dal decreto 76, come non modificato. Se vi ricordate, il decreto legge 76 del 2020, come non modificato dal decreto 77, prevedeva la possibilità di esperire un affidamento diretto qualora per servizi e forniture l'affidamento avesse un importo inferiore a 75.000 euro. Adesso è diventato 139.000 euro, siamo quasi al doppio. E anche questo non è un dato secondario, e vedremo poi come il legislatore ha cominciato a correggere il tiro a fronte di un innalzamento così, permettetemi di dire, insomma, abbastanza rilevante della soglia entro la quale poter operare con un affidamento diretto. Parlando di affidamento diretto e di soglie, adesso vedo che c'è una domanda su 36 e 32, arrivo. Parlando di soglie di importo entro il quale utilizzare l'affidamento diretto, vado un attimo alla slide successiva per i lavori, giusto per, diciamo, andare di pari passo. Per i lavori invece la soglia non è 139.000 euro, ma è 150.000 euro. Torno alla slide precedente, perché sono uguali naturalmente, solo cambia, lo sapete tanto, l'importo. 139.000 euro per servizi e forniture, fino a 150.000 euro, inferiore a 150.000 euro per i lavori. Ecco, in questi casi, qualora cioè si tratti di una commessa pubblica il cui importo sia inferiore a 139.000 euro, servizi e forniture, ovvero 150.000 euro lavori, è possibile procedere ad affidamento diretto in deroga, e rispondo alla domanda, all'articolo 36,2 del codice, che era quello che disciplinava la soglia dell'inferiore a 40.000 euro. Affidamento diretto, come sappiamo, che può essere operato, e come avevamo anche accennato poc'anzi, anche tramite determina contraria, lo vedete riportato nella slide, ex articolo 32,2 del codice. Quindi, per rispondere anche alla domanda, la deroga è all'articolo 36,2, perché viene derogato, perdonatemi se faccio un ragionamento un po' semplicistico, quello che viene derogato sono i soldi, è l'importo. Nell'articolo 36,2 l'importo era inferiore a 40.000 euro, qui abbiamo visto è esploso, inferiore a 139.000 euro, servizi e forniture, o inferiore a 150.000 euro, quindi un discorso da bar, si è innalzata tantissimo l'asticella entro la quale io posso avvalermi dell'affidamento diretto, quale procedura, diciamo, semplificata e con tutte, diciamo, le conseguenze che sapete, che vedremo anzi anche in realtà. Quindi quello che viene derogato espressamente è l'articolo 36,2. Viene cioè innalzata la soglia da inferiore a 40.000 a inferiore a 139 o inferiore a 150, servizi, forniture e lavori, entro la quale posso attivare l'istituto dell'affidamento diretto. Affidamento diretto, come lo possiamo fare? Lo dice anche il decreto semplificazioni, anche tramite determina contraria ex articolo 32,2 del codice, che questo non è derogato. Quindi, chiedo a Salvatore di darmi un riscontro se sono stato chiaro.
cioè quello che è derogato l'articolo 36,2, che se lo andate a riprendere, così magari lo vedete anche scritto, prevedeva una soglia molto più bassa entro la quale attivare l'affidamento diretto, che era inferiore a 40.000 euro. L'articolo 32,2, non derogato, attiene invece la modalità, cioè come lo faccio l'affidamento diretto dal punto di vista degli atti amministrativi. Lo faccio, lo posso fare anche tramite determina contare, non necessariamente, ma è ovvio che adesso ci riferiamo all'articolo 36,2 lettera A perché stiamo parlando dell'affidamento diretto, però ad essere derogato, come vedremo, è tutto l'articolo 36,2. Ora ci riferiamo però esclusivamente all'affidamento diretto d'articolo 36,2 lettera A, ci riferiamo a quello perché è quello che disciplina l'affidamento diretto. Posto che, ribadisco, il decreto semplificazioni deroga tutto il pacchetto dell'articolo 36,2. Se lo andate a leggere, l'articolo 36,2 ha diverse lettere che comprendevano diverse soglie, sulle quali non ci addentriamo perché altrimenti non si capisce più niente, non ne usciamo più. Però ha diverse soglie. Il decreto semplificazioni, se vi ricordate, la prima slide che ho proiettato, deroga a tutto il comma 2 dell'articolo 36, tutto quanto è derogato dall'articolo 36,2. L'affidamento diretto era specificamente disciplinato nella lettera A, quindi ora ci riferiamo a quella. Quindi l'articolo 36,2 lettera A, affidamento diretto, importo inferiore a 40.000 euro, è derogato per quanto attiene alla sua soglia, 139.150, quindi forte innalzamento. Come lo faccio l'affidamento diretto? Lo posso fare per ragioni di semplicità e per ragioni di semplificazioni, meglio, anche con la determina contrarre, contestualmente, cioè alla determina contrarre, articolo 32,2 del codice, che non è derogato. Questo torna con quello che ci dicevamo prima, all'inizio, che c'è tutto un pezzo, una gran parte del codice dei contratti pubblici che non è derogata dal decreto semplificazione e che quindi dobbiamo continuare a tenere in considerazione. Ne abbiamo l'esempio davanti, l'articolo 32,2 non è derogato, anzi è addirittura richiamato espressamente dal decreto semplificazioni a maggior ragione. Vedo domande sul MEPA, scusatemi, ne parleremo successivamente, ma ne parleremo anche di quello. L'articolo 30, quindi affidamento diretto, qualora la commessa pubblica abbia un importo inferiore a 139.000 euro, servizi e forniture, oppure 150.000 euro, se si tratta di lavori, tramite la possibilità di utilizzare la determina contrarre a norma dell'articolo 32,2. Vi ricorderete certamente, l'articolo 32,2 prevede, io ce l'ho sotto, che si può procedere ad affidamento tramite determina contrarre, redatta in forma semplificata che contenga l'indicazione dell'oggetto dell'affidamento, dell'importo dell'affidamento, del soggetto affidatario, le ragioni della scelta dell'affidatario, le ragioni della scelta dell'affidatario, il possesso dei requisiti di ordine generale e il possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti. Articolo 32,2. Andatevelo un attimo a riprendere, visto che era tra i materiali che avevo consigliato, che avevamo consigliato insieme a Fortmes. Determina contrarre e contestuale affidamento diretto. Articolo 32,2 non derogato. Determina contrarre e contestuale affidamento diretto. Un solo atto che vi consiglio, salvo che ci siano ragioni particolari, che deve contenere elementi specifici in forma semplificata. Ma si deve capire di cosa si parla e quindi l'oggetto, l'importo, possesso dei requisiti di ordine generale, possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti, e vedremo che qui il nuovo decreto semplificazioni ci dà un elemento, e le ragioni della scelta dell'affidatario. Volevo attrarre fin d'ora la vostra attenzione su questa espressione. Le ragioni della scelta dell'affidatario. Questo è quello che dice l'articolo 32,2. Parlerò dei requisiti, certamente sì.
Andatevelo un attimo a vedere anche l'articolo 32,2, se non ve lo ricordate bene, perché capisco che raccontato magari uno non riesce a segnarsi tutto, però dovrebbe essere abbastanza comodo. Affidamento diretto, purché siamo sotto quelle nuove soglie che abbiamo più volte ricordato, anche senza consultazione di due o più operatori economici. Ovviamente, trattandosi di affidamenti diretti, la domanda che a volte si fa e che approfondiremo, il parere del MIT, ora MIMS 757 del 2020, che mi sembra più chiaro di così non è possibile, non vengono in considerazione criteri di aggiudicazione. Le stazioni appaltanti potranno, nell'ambito della determina contrarre o atto equivalente, evidenziare le ragioni qualitative ed economiche poste a fondamento dell'individuazione dell'affidatario diretto. Quindi, parere del MIMS molto chiaro, trattandosi di affidamento diretto non vengono in considerazione i criteri di aggiudicazione, l'amministrazione può comunque evidenziare quali ragioni hanno portato all'affidamento diretto, all'individuazione del soggetto. Vedo che c'è qualche domanda che ha cominciato a capire dove voglio anche andare a parare. Esaminerei però in dettaglio l'articolo 1,2 lettera A, fatte queste premesse di inquadramento che spero chiare, giusto per immergerci in un esame un pochino più dettagliato anche della norma. Spero che sia tutto chiaro. Chi vuole sicuramente può dirmi se è tutto chiaro, che davvero è un po' più alienante davvero fare lezione dietro ai monitor. Articolo 1,2 lettera A del decreto 76 del 2020, come modificato, ribadisco, dal decreto 77 del 2001. Grazie molte per i riscontri. La stazione appaltante, scusate, procede all'affidamento diretto, grazie molte per i riscontri. All'affidamento diretto, ora abbiamo già chiarito, spero, alcuni aspetti legati a questa tipologia di affidamento, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelli oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. Vedo anche già una domanda sul principio di rotazione. E ci arriveremo, e c'è anche una sentenza già molto importante citata, e arriveremo anche quella, e quindi grazie ancora per le sollecitazioni. Allora, procedendo per gradi, è una norma che, se voi mettete a confronto, mi scuso perché potevo farlo io, mettervi in schema sinottico il decreto 76 ante modifica e il decreto 77 2021, ha tutto un crisma particolare. Chi se lo ricorda, il decreto 76, andate a prendervi la versione storica, scusate, questa è una mia, diciamo, mancanza, potevo farlo io, mettervi uno schema a specchio, visto che in altre occasioni, sulle altre slide vedete che c'è. Vedrete, noterete, anche semplicemente mettendoli di fianco, una bella differenza. Nel senso che l'articolo 76, l'articolo 1,2 lettera A del decreto 76 ante modifica e l'articolo 1,2 lettera A del decreto 76 post modifica, vedete che ci sono delle differenze. Non scoraggiatevi, cercheremo di chiarire il più possibile. Ci sono alcune differenze. Il legislatore ha cercato di circoscrivere un pochino di più la disciplina. Il decreto 76 ante modifica, infatti, non aveva tutte le precisazioni che io vi ho evidenziato in questa slide. Ad esempio, anche l'espressione, la prima che io vi ho evidenziato e su cui ora
ci confronteremo fin d'ora, anche senza consultazione di due o più operatori economici non c'era. L'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse documentate, esperienze, non c'era. Comunque nel rispetto del principio di rotazione non c'era. Quindi erano sono tutti accorgimenti che il legislatore del 2021 ha buttato dentro al decreto 76, che prima non aveva questi, come posso chiamarli, presidi. Non aveva questi presidi, ecco, mi sembra la parola giusta. Non aveva questi presidi. Io credo che questi presidi, però mi smentisca qualcuno se ha un'opinione diversa, io credo, ma è una mia, ribadisco, convinzione personale, che siano stati introdotti per un motivo anche, alcuni forse a fini di chiarezza, e mi riferisco alla prima espressione, anche senza consultazione di due o più operatori economici. È un'espressione che questa è, la ricorderete sicuramente perché è una dicitura che voi trovate nell'articolo 36, comma 2, lettera A del decreto 50. Nell'articolo 36, comma 2, lettera A del decreto 50, derogato dal decreto semplificazioni, se lo andate a vedere, c'era questa espressione. Ecco, il fatto che il decreto 76, prima della modifica del decreto 77, non recasse questa dicitura, aveva ingenerato qualche commentatore, qualche interprete a dire: ah, ma siccome qui non è precisato, allora devo chiedergli preventivi, perché il legislatore, dove voleva prescinderne, l'ha detto. Nell'articolo 36,2, lettera A, infatti, il legislatore si era premurato di dire che i preventivi non servivano. Allora, siccome il decreto 76 questa dicitura non ce l'aveva, allora vuol dire che qui il legislatore, ha voluto dire un'altra cosa, che qui i preventivi ci servono. Quindi era stata ingenerata questa interpretazione, che ho trovato, devo dire, in un commento soltanto, poi, ma forse ce n'è anche più di uno e io non li ho visti, però io l'ho trovata. Qui vedete mancare questa espressione. Ecco, forse qui il legislatore l'ha aggiunta per chiarezza e per creare quell'auspicato parallelismo tra articolo 1,2 lettera A del decreto semplificazioni e articolo 36,2 lettera A del codice dei contratti, derogato, come dicevamo prima. Gli altri elementi invece, e quindi capisco anche le preoccupazioni che ho visto sollevate in una domanda che mi ha fatto sorridere, gli altri elementi invece, le pregresse, documentate, esperienze analoghe soprattutto, sembrano un po' appesantire quella semplificazione che era nella testa del legislatore del 2020 e del 2021, che invece sembra aver cambiato un po', introducendo degli elementi di appesantimento, soprattutto forse su questo direi, quello evidenziato in giallo per intenderci. Forse qualche elemento di presidio in più, come la precisazione che si applica il principio di rotazione, anche se secondo me non, il dubbio non c'era, però così a scanso di equivoci. Forse l'aver presidiato un po' di più è frutto del fatto che, come ci dicevamo, la soglia per attivare l'affidamento diretto nel decreto 76 ante modifica era 75.000 euro, già molto alta perché è già quasi il doppio di quella prevista dall'articolo 36. Qui è stata ulteriormente raddoppiata, quindi probabilmente questi presidi ulteriori sono stati introdotti come contraltare all'innalzamento quasi del doppio della soglia sotto la quale è possibile ricorrere all'affidamento diretto. Questo vale sia per servizi e forniture che per lavori, salvo appunto la diversità della cifra, che peraltro è minima perché stiamo parlando di 11.000 euro di differenza, quindi insomma, però è questo. Probabilmente quindi uso un termine che sembra un po' forte, la recrudescenza è dovuta anche a questo motivo. Ma procederei per i gradi e analizzerei un po' più esegeticamente questa disposizione per trovare delle soluzioni, perché noi l'obiettivo di questo corso non è impanicare, ma al contrario, di cercare di trovare qualche soluzione che ci può aiutare. Infatti, riavvolgo, anche se perdo 2 minuti, e mi scuso con chi magari è molto esperto, però riavvolgo un attimo il nastro. Siamo ad oggi in un regime in cui trova applicazione una disciplina, quella del decreto 76 del 2020,
come modificato dal decreto legge 77 del 2021, che ha derogato in blocco al comma 2 dell'articolo 36. Quindi questa nuova disciplina, il pacchetto semplificazioni fatto dal decreto 76, come modificato dal decreto 77, deroga espressamente in blocco all'intero comma 2 dell'articolo 36, quindi a tutte le lettere del comma 2 dell'articolo 36, introducendo, al di là di tutte le sogliette e di tutte le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 36 in quell'elenco di lettere, solo due modalità procedurali: l'affidamento diretto, torno alla slide, scusate, l'affidamento diretto e la procedura negoziata, ed è lo stesso per servizi e forniture e lavori, cambiano solo gli importi. Occupiamoci in primis, della prima modalità procedurale, l'affidamento diretto. Allora, in luogo del comma 2 dell'articolo 36, che viene derogato per espressa previsione legislativa, per espressa previsione dell'articolo 1 del decreto semplificazioni, in luogo di quel comma 2, il legislatore ha introdotto due sole modalità procedurali, l'affidamento diretto e la procedura negoziata, che vengono utilizzate a seconda della soglia che abbiamo a riferimento, inferiore a 139.000 euro per servizi e forniture, pari o superiore a 139.000 euro e fino alla soglia europea procedura negoziata, per i lavori inferiore a 150.000 euro, pari o superiore a 150.000, inferiore a 1 milione, da 1 milione alla soglia europea. Prendiamo ora in considerazione solo la prima modalità procedurale, l'affidamento diretto, che è uguale per servizi, forniture e lavori, e trova applicazione qualora la commessa pubblica sia di importo inferiore a 139.000 euro per servizi e forniture, ovvero a 150.000 euro, prima striscia, per i lavori. Affidamento diretto che, per applicazione dell'articolo 32,2 del codice, che non è derogato, può avvenire anche contestualmente alla determina a contrarre. Spero che fin qui sia tutto chiaro, perché questo è il quadro in cui ci muoviamo. Aspettate un momento a parlare di mercati elettronici, MEPA, non MEPA. Ci arriveremo per gradi, altrimenti si fa fatica a capire. L'affidamento diretto che abbiamo visto ha quell'applicazione relativa a servizi e forniture e relativa a lavori per determinate soglie di importo, 139.000 euro nel primo caso, 150.000 euro nel secondo caso. L'affidamento diretto è ora disciplinato non più dall'articolo 36,2 lettera A del codice, la cui applicazione è derogata, bensì è disciplinato dall'articolo 1,2 lettera A del decreto 76, come modificato dal decreto 77, che trovate proiettato, e quindi con questi crismi, non più con quelli dell'articolo 36,2 lettera A, che è derogato, sospeso, diciamo così, ma con i crismi contenuti nell'articolo 1,2 lettera A. Quindi è a questa norma che adesso dobbiamo fare riferimento. E anticipo quanto dirò in uno dei due appuntamenti, chiamiamoli pratico-operativi, di fine novembre. Cioè che quando andiamo a fare un affidamento diretto e redigiamo un atto, la norma che va citata, se facciamo un affidamento diretto, lo facciamo ai sensi dell'articolo 1,2 lettera A del decreto 76, come modificato dal decreto 77. Quindi questa è la norma da citare quando andiamo a scrivere materialmente un atto. Non è da citare l'articolo 36,2 lettera A, perché quello è derogato, l'applicazione è sospesa. Ed è sbagliato citarlo, è sbagliato perché è derogato, uno. Altro errore che a volte vedo, e scusate se metto un po' le mani avanti per gli ultimi incontri, ma mi sembra che c'entri perfettamente, come è sbagliato, e lo trovo a volte anche in qualche atto della mia amministrazione, affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'articolo 36,2 lettera A del codice e dell'articolo 1,2 lettera A del decreto 76. No, non è un combinato disposto. L'articolo 30, questo per dirvi, a parte che spero sia un consiglio operativo che condividiate, tecnico, chiamiamolo, redazionale, ecco, ma non solo redazionale, perché poi
la qualità redazionale influisce anche sulla sostanza e a volte sulla legittimità degli atti, come vedremo, ma lo vedremo a fine novembre. Al contrario, bisogna stare attenti perché se vado a scrivere un atto e scrivo affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'articolo 36,2 lettera A e dell'articolo 1,2 lettera A del decreto semplificazioni, è sbagliato perché non c'è nessun combinato disposto. L'unica norma da citare è questa qui. Questo per dirvi, cioè l'articolo 1,2 lettera A. Questo per dirvi anche calcare anche l'accento sul fatto che è questa la norma che dobbiamo considerare. E la considererei spezzettata per destrutturare insieme a voi tutti gli aspetti che questa norma contiene, in modo da evitare di impanicarsi e cercare di trovare delle soluzioni. Affidamento diretto, prima integrazione del decreto 77, anche senza consultazione di più operatori economici. Fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30, non derogato, ovviamente. Quando ci troviamo di fronte a un affidamento diretto, posto che spero sia chiaro l'ambito applicativo in cui siamo, le domande che, forse solo alcune delle domande che ci facciamo, sono queste. I preventivi li devo chiedere? O li posso chiedere, anzi è meglio che li chiedo oppure no, quanti ne chiedo, come li valuto, ma devo motivare. Forse queste sono solamente alcune domande che io vi ho voluto mettere anche con quell'omino pieno di punti interrogativi, che a volte ci possiamo porre di fronte a un affidamento diretto, forse oggi più di allora. Chiaramente l'uso, proporzionato e virtuoso delle risorse pubbliche è chiaramente uno sfondo su cui ci troviamo sempre, ma non nascondiamoci, un conto è quando il limite è 40.000 euro, un conto è quando il limite sono 139.000 euro. Ribadisco, con questo non voglio assolutamente dire nulla, se non che l'utilizzo delle risorse pubbliche deve sempre avvenire secondo i canoni e i criteri che conosciamo, proporzionalità, efficienza, economicità. Questo sempre, indipendentemente dalla cifra che abbiamo di fronte, e ci mancherebbe. Però, in effetti, un conto è quando si poteva agire con affidamenti diretti per un importo inferiore a 40.000 euro, ora che posso arrivare fino a 139.000 euro, questo lo vedo anch'io nella mia attività professionale, insomma, anche nella mia amministrazione e in quelle che mi chiedono vari supporti. Ci si fa degli scrupoli in più, detto tra di noi, chiaramente, perché la cifra si innalza ed è giusto che presidiamo l'utilizzo corretto de delle risorse pubbliche. Si sente bene? Ho toccato, mi ha fatto un rumore. Ecco, qui queste sono quindi solamente alcune delle domande che ci si può porre di fronte a un affidamento diretto. Per rispondere a queste domande, credo che la risposta a queste domande, rispondo però subito, scusate, ad una domanda, Lucio, che ci chiede, ma per la precisione non sarebbe meglio citare la legge 120, certo, decreto legge 76 come convertito in legge 120 del 2020? Assolutamente sì, concordo con la domanda che è stata posta. Scusate, io ogni tanto per semplificazione dico decreto 76, decreto 77, solo perché così non ripeto ogni volta, però certamente concordo con il quesito sollevato. Nell'atto bisognerà scrivere affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1,2 lettera A del decreto 76, come convertito in legge 120 del 2020, poi scrivere e modificato da alcune sono tecniche più redazionali. Io non sono un grande fan di scrivere SSMMI perché secondo me dopo allunga l'atto, specie quando abbiamo numerose modifiche. Apro anche qui una piccola parentesi, quando ad esempio io quando cito il decreto 50 del 2016, cito decreto legislativo 50 del 2016, poi non scrivo come modificato e successivamente modificato dal decreto sblocca cantieri, anche perché qui se no arriviamo a mezza pagina di atto solo per scrivere le modifiche intervenute, però queste sono tecniche redazionali che lascio anche
al vostro apprezzamento, che chiaramente non sono sbagliate, non pongono problemi, anzi sono precise. Dopo ribadisco, è anche una questione di qualità proprio redazionale. Poi ognuno di noi ha una componente di soggettività, però più precisi si è, meglio è. Vi stavo dicendo, i preventivi li devo chiedere, li posso chiedere. Queste sono alcune domande che possiamo farci. Per rispondere a queste domande, non voglio partire da troppo lontano, ma è importante chiedersi innanzitutto, perché la giurisprudenza se lo è chiesta, e quindi un motivo evidentemente c'è, che cos'è giuridicamente un affidamento diretto. Perché io sfido chiunque a parlarmi dell'affidamento diretto, sapete sicuramente tutti qual è la disciplina. Adesso spero anche di avervi dato qualche elemento utile, però non sempre magari si è, diciamo, ci si è interrogati sulla sua natura giuridica specifica. Lo ha fatto però la giurisprudenza, ed evidentemente dei motivi ce ne sono. Tar Veneto. Sentenza molto recente, non ricordo esattamente la data, ma sembra di questa primavera, 542 del 2021, sentenze che trovate tutte citate nel programma, e quindi con il link a cui reperirle, quindi le potete tranquillamente scaricare. Io qui vi ho messo solo degli estratti. Tar Veneto, sentenza 542 del 2021, precisa il TAR che l'affidamento diretto, anche qualora preceduto dall'acquisizione dei preventivi, è una modalità di affidamento autonoma, distinta dalle altre procedure, ed è caratterizzata dall'informalità. Tale procedura deve in ogni caso garantire il rispetto dei principi di cui agli articoli 30,1, 34 e 42 del codice, nonché del principio di rotazione. Le singole disposizioni del codice devono ritenersi applicabili solo se espressive di principi generali, o se espressamente richiamate negli atti di gara in ragione di un autovincolo della stazione appaltante. Svado un momento, prima di andare alla slide successiva, anzi. Il TAR Veneto richiama la natura giuridica dell'affidamento diretto. Ci dice, vedete, ve l'ho evidenziato, che è una procedura, una modalità di affidamento autonoma, e soprattutto ci dice una cosa molto importante, che ancorché si tratti di una modalità di affidamento caratterizzata dall'informalità, uso le parole del TAR, nonostante abbia un carattere informale, in ogni caso va garantito il rispetto dei principi generali, articolo 30,1, nonché dell'articolo 34, 42 del codice, e ribadisce nonché del principio di rotazione. Abbiamo visto che però su questo, cioè sul fatto che il principio di rotazione si applichi anche agli affidamenti diretti di cui all'articolo 1,2 lettera A del decreto semplificazioni, diciamo che non ci piove, perché c'è scritto comunque nel rispetto del principio di rotazione, locuzione aggiunta dal decreto 77, perché prima che il decreto 77 introducesse questa locuzione, comunque nel rispetto del principio di rotazione, qualche furbacchione ci aveva provato, perché aveva detto: ah, beh, ma la nuova normativa non precisa che bisogna rispettare il principio di rotazione. Ora voi sapete bene come rispondere a questa obiezione. Abbiamo detto che il decreto semplificazioni, versione anche originaria, derogava ed eroga solo al comma 2 dell'articolo 36. Quindi il comma 1 dell'articolo 36, il comma 1, dove c'è che ha in pancia il principio di rotazione, trovava applicazione. Ma siccome era invalsa questa interpretazione, il legislatore col decreto 77 l'ha precisato, come a dire: ecco, adesso state tranquilli. La giurisprudenza, sentenza del TAR Veneto, gli va un po' dietro, perché prevede appunto e precisa che si applica anche il principio di rotazione. Le singole disposizioni del codice devono ritenersi applicabili solo se espressive di principi generali o se espressamente richiamate negli atti di gara in ragione di un autovincolo della stazione appaltante. Avendo carattere teorico, mi è consentita la licenza di ricordarvi, ma solo per inciso,
il cosiddetto principio dell'autovincolo dell'amministrazione e della stazione appaltante. L'affidamento diretto, riprendo anche qui le parole della giurisprudenza, è un affidamento, è una procedura informale, è vero. Però è anche vero che più la stazione appaltante presidia un affidamento diretto, introducendo criteri, presidi, crismi, previsti magari dal codice, lo fa per propria scelta, si autovincola. Quindi nel momento in cui noi formalizziamo sempre di più un affidamento diretto che per sua natura invece è informale, chiaro che poi, lo dico con un'espressione davvero gergale, bisogna rispettare quello che si scrive. Quindi è il cosiddetto principio dell'autovincolo, vale a dire la normativa mi offre il destro dell'affidamento diretto per procedere in modo informale. Giusto per usare questa espressione, è chiaro che se io amministrazione voglio presidiare sempre di più perché magari l'affidamento diretto è di importo molto elevato, sempre sotto la soglia dei 139-150, si intende, è ovvio che tutti i crismi che l'amministrazione, la stazione appaltante introduce, li deve poi rispettare. Detto tecnicamente il cosiddetto autovincolo dell'amministrazione o della stazione appaltante, ve lo volevo dire in due parole visto che vi lascio una slide dove è citato. Scusate. Tornerei però alla prima parte. Tale procedura, quindi l'affidamento diretto è una procedura, secondo il TAR Veneto, deve in ogni caso garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 30,1, 34 e 42 del codice. Parto dalla fine perché mi interessano meno per adesso. 42 del codice è tutto il tema del conflitto di interessi, disposizione complicata, interessante, ma che non trattiamo. 34, molto più interessante perché è molto anche attuale, il tema della sostenibilità ambientale, ICAM, per intenderci. Articolo 30,1, i principi dell'articolo 30. I principi dell'articolo 30, che vi invito a riprendere, non ho una slide che proietta l'articolo, il comma 1 dell'articolo 30. scusate ancora. I principi dell'articolo 30 sono principi generali che trovano applicazione con riguardo, prima parte dell'articolo 30, che vi invito a rileggere, con riferimento sia all'affidamento, alla fase dell'affidamento, quella che con un'espressione magari meno innovativa si chiamava fase pubblicistica, sia con riguardo alla fase privatistica, chiamiamola così, cioè quella dell'esecuzione. E trovano applicazione anche con riguardo all'affidamento diretto, trattandosi di principi generali. Tra i principi dell'articolo 30,1 relativi all'affidamento, tra gli altri, vi è il principio della garanzia della qualità delle prestazioni. E io che ce l'ho sotto, leggo in fila il principio di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Tra questi, secondo me, ce n'è uno che per rispondere alle domande che ci dicevamo poco sopra ci potrebbe aiutare, perché nell'affidamento, l'articolo 30,1, se lo avete sotto, esordisce dicendo l'affidamento e l'esecuzione, quindi anche l'affidamento, e compreso l'affidamento diretto, va improntato, tra le altre cose, a un principio di economicità. E questo comincia un po' a suggerirci le risposte alle domande che abbiamo lasciato aperte, perché è un principio generale dell'azione amministrativa che trovate anche nell'articolo 1 della 241 del 90, che trovate riferito anche nell'articolo 30,1 del codice dei contratti pubblici, il principio di economicità. Nonché, oltre a questo principio, che attiene evidentemente alla congruità economica dell'acquisizione che stiamo per adottare, che andiamo a fare, vi è il principio di garantire la qualità delle prestazioni. Quindi vedete che anche l'affidamento diretto in realtà si incanala dentro il rispetto di determinati principi generali, ce lo dice poi espressamente, la giurisprudenza. Salto una slide che la vedremo successivamente. Il fatto che l'affidamento diretto, vada motivato sotto il profilo della congruità economica, della qualità della prestazione, deriva non solo dalla pronuncia della giurisprudenza, la pronuncia del TAR Veneto, che è importante perché è recente,
Certamente, non deriva solo dal fatto che viene richiamato l'articolo 30,1. Ecco qui vi ho riportato anche questa dicitura dottrinale che dice deve solo motivare in modo congruo le ragioni della propria scelta. Solo ve l'ho messo in rosso perché sembra una cosa facile, in realtà è il cuore dell'atto amministrativo. Ma il fatto che l'affidamento diretto debba recare una motivazione deriva anche da altre disposizioni e riavvolgerei un attimo il nastro. Devo motivare, la domanda è: devo motivare l'affidamento diretto anche con riferimento alla congruità economica della mia acquisizione? La risposta, secondo me, è sì. Do anche riscontro a una domanda che era stata fatta poco prima, non mi ricordo da quale collega. La risposta è sì, per diverse ragioni. In primis, perché, ritorno alla slide della nostra norma, ci dice che sono fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30, quindi lo dice la legge. Lo dice la giurisprudenza, ce lo ribadisce, il rispetto dei principi di cui all'articolo 30,1, tra questi c'è quello di economicità e quello di garantire la qualità della prestazione. E poi ce lo dice anche un'altra disposizione, che è l'articolo 30,8 del Codice dei contratti pubblici, che rinvia espressamente alla legge 241 del 90 per quanto riguarda le procedure di affidamento. E abbiamo visto che secondo la giurisprudenza più recente, l'affidamento diretto, per quanto semplificata, esatto, giustamente Doriana ce lo sottolinea nella chat, l'obbligo di motivazione, esattamente, bravissima, è proprio lì che volevo andare a parare. Vi faccio però il ragionamento. Abbiamo visto, che anche, dico anche perché le sentenze sono diverse, io vi ho citato solo la più recente per non tediarvi, anche secondo la giurisprudenza più recente, l'affidamento diretto, ancorché informale, è una procedura. Quindi, essendo una procedura di affidamento, e visto che l'articolo 30,8 del codice prevede che le procedure di affidamento e le altre attività amministrative siano soggette alla legge 241 del 90, è necessario che anche l'affidamento diretto, ancorché informale, ancorché semplificato, tanto che lo posso fare con la determina contrarre contestualmente, è necessario che vi sia una motivazione. Articolo 3 della legge 241 del 90, che non vi ho proiettato perché lo conoscete benissimo. Se vi ricordate, arrivo anche sull'adeguata motivazione, una sollecitazione molto calzante, anche se sono le 11:21 e veramente il tempo è tiranno. Perché vedete, gli argomenti sono tanti, e le riflessioni sono tante. Cosa volevo dire? Ah, sì, vedete come l'apparato normativo ci porta in un certo senso, che, come dice Roberta, a volte ci si occupa solo della congruità economica. Ha ragione, perché a volte noi siamo tutti preoccupati a dire: ah, ma è un acquisto congruo, non congruo, ma chi me lo dice che vale 20.000 euro, secondo me ne vale 10. Insomma, in effetti uno degli aspetti di cui ci si occupa di più è questo, e però posso capire che la sensibilità maggiore sia sulla congruità economica, lo posso capire per ovvie ragioni, ma dobbiamo stare, diciamo, secondo me, per operare correttamente, gli aspetti da prendere in considerazione, vedete, sono diversi, ma sono aspetti che non ci devono far fasciare la testa, ma che invece ci aiutano e forse può aiutare bene, può aiutare a guardare le norme, spero, in questa ottica che stiamo cercando di evidenziare. Quindi vedete, non solo ce lo dice la giurisprudenza, non solo ce lo dicono i principi generali, articolo 30,1, ce lo dice anche l'articolo 30,8, il comma 8 dell'articolo 30, che rinvia espressamente a tutta una disciplina, quella della 241, che si applica anche nelle procedure di affidamento. Posto che l'affidamento diretto è una procedura di affidamento, ce lo dice la giurisprudenza a tantissime riprese, francamente chi gli verrebbe mai di pensare il contrario? Ma derivano anche da un'altra disposizione, che ve la ricordate sicuramente perché io l'ho enfatizzata,
giusto anche per darvi una idea di circolarità di questo nostro primo incontro. Vi ricordate quando vi citavo l'articolo 32,2 su come deve essere fatta e quali sono gli elementi richiesti dal codice dei contratti pubblici per far bene una determina contrarre contestuale affidamento diretto? Articolo 32,2. Ve lo ricordate sicuramente. Tra questi, oltre all'oggetto, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, le ragioni della scelta nella determina contrarre e contestuale affidamento diretto, articolo 32,2, bisogna dire diversi elementi, sottolineo, seppur in forma semplificata, o come dice la norma, e questa dice la norma, sì, in modo semplificato, ma seppur in modo semplificato, vanno indicate le ragioni della scelta. Del fornitore, prevede l'articolo 32, dell'affidatario. Quindi vedete, ci deve essere una certa argomentazione. C'è chi, Costanzo, dice, si parlava di adeguata motivazione. Guarda, io userei quasi l'imperfetto, perché per me il concetto di adeguata rende bene l'idea. La motivazione deve essere adeguata. E quando è la motivazione adeguata? È un ragionamento che volevo fare con voi in realtà a fine novembre, però visto che è saltato fuori, così magari a fine novembre lo riprendiamo. La motivazione è adeguata quando io mi pongo la domanda, ma se qualcuno mi chiedesse, ma perché questo fornitore e perché a questo prezzo? Saprei rispondere, posto che l'adeguatezza non ha ovviamente delle soglie che noi possiamo dire, ah, sono oltre la soglia dell'adeguatezza, magari, ma meno male, francamente, che non è così, meno male, perché l'amministrazione ha in pancia una cosa che voi sapete benissimo e che viene a volte bistrattata perché sembra una nozione di teoria generale, ma in diritto amministrativo, come nelle altre discipline, tutto fila. Ha in pancia una cosa che si chiama discrezionalità, perché se arriviamo all'azzeramento della discrezionalità, allora non si parla più di amministrazione, non si parla più di attività discrezionale. Forse possiamo parlare di attività vincolata, forse, ma secondo me non si parla proprio più di attività amministrativa. Quindi meno male che non c'è una soglia che ci dica, già di soglie ne abbiamo abbastanza, come abbiamo visto, e poi abbiamo anche io vi ho individuato le soglie perché mi servivano oggi. Vedremo a questo punto, ahimè, nel prossimo incontro, che ci sono anche le sogliette, scusate l'espressione, ma vista l'ora, le sogliette, 1.000 euro, 5.000 euro, vedremo che cambia la questione, anche perché qualcuno ha già sollevato il tema del mercato elettronico. Però vedete, è importante. Questo passaggio, a mio avviso, proprio perché dobbiamo cercare di mobilitare l'affidamento diretto, non renderlo più difficile o complicato di quello che già le norme sono, ma per capire esattamente anche come usarlo, perché se capiamo esattamente dove ci muoviamo, sappiamo anche usarlo meglio. Quindi che l'affidamento diretto vada motivato, seppur in modo semplificato, perché ce lo dice l'articolo 32, quindi non bisogna diventare matti, ma noi dobbiamo poter rispondere alla domanda. Se qualcuno mi chiede perché lui, perché quella cifra, dobbiamo essere in grado di rispondere, posto che siamo in una procedura che la stessa giurisprudenza ci dice informale. Posto che lo stesso legislatore, oltre che la giurisprudenza, che come abbiamo visto a volte è oscillante, ci dice che va fatto in modo semplificato. Quindi non arriviamo alla cosiddetta concorrenza compulsiva, che è un'espressione molto plastica che io ho trovato in un commento e mi è rimasto in mente. Quando uno chiede 50 preventivi per essere sicuro, ah no, no, ma io qua voglio vedere bene. Poi mi arrivano 10 preventivi, ah no, no, qui adesso voglio fare un'indagine di mercato. Il tutto per un affidamento diretto da 6.000 euro. Non dobbiamo arrivare a quello, perché c'è un altro principio che ha ricordato una delle vostre colleghe adesso la chat è scorsa, non la vedo più. Ci sono altri principi di cui tenere in mente. Uno è il principio di tempestività, peraltro richiamato nell'articolo 30,1, che quindi ha pari grado a quello dell'economicità, l'altro è un principio di efficienza. Esatto. L'altro ancora è un principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. L'altro ancora è un principio che lo vedrete citato nella 241 del 90, è il principio, comma 2, sì, è il principio di non aggravamento del procedimento. Quindi teniamo in considerazione tutti questi elementi quando ci approcciamo a un affidamento diretto.
ribadisco, per, no, per poi anche non andare a trascendere nella corruzione, nella corruzione, scusate, sto parlando da un po', nella concorrenza compulsiva. Certo, non sfociamo neanche nella corruzione, certamente, però non sfociamo nella concorrenza compulsiva, non sfociamo nel spariamo contro un canarino con un bazooka, detto con un'espressione molto più significativa e più da bar. Ecco, questo ci aiuta sotto un altro profilo. Il tema da dove eravamo partiti. Devo motivare? Sì. I preventivi li devo chiedere o li posso chiedere? È meglio chiederli? Quanti ne chiedo? Allora, uno dei profili della motivazione, lo diceva molto meglio di me una vostra collega, è la congruità economica. Una nostra collega è la congruità economica, su cui spesso ci si focalizza fin troppo, però è giusto focalizzarsi, ovviamente. I preventivi li devo chiedere? È un obbligo? La risposta, ovviamente, è no, perché non sono obbligato a chiederli, non è perché io ho un affidamento diretto a monte del quale non ho richiesto i preventivi, che allora l'affidamento è illegittimo o incongruo perché non ho richiesto i preventivi. Ma questo sembra una banalità, scusate, so che manco un minuto, ma fatemi finire se portate pazienza a questo discorso. Ci metto però veramente 5, massimo 10 minuti. Massimo 10, tenete duro. La risposta è no, perché intanto ce lo dice la legge. Non li devo chiedere obbligatoriamente perché la norma dice anche senza consultazione di più operatori economici. Non è obbligatorio chiederli. È una best practice? Assolutamente sì. È una best practice perché, vado avanti con le slide, ce lo dice anche l'ANAC. Ce l'ha detto nella linea guida 4, se non ricordo male, ce l'ha detto in un documento più recente del 4 agosto 2020, che io ho chiamato documento perché non so voi, ma non credo che sia un parere, io non l'ho trovato scritto come parere, delibera, per cui, ma va bene lo stesso. E ce lo dice a più riprese, è una best practice, ma sono obbligato? La risposta è no, non sono obbligato. Anche perché, spero di non dire una banalità, scusate, vado indietro, spero di non dire una banalità, la consultazione di due o più operatori economici, anche senza consultazione di due o più operatori economici, la lettura che questa espressione fa riferimento ai preventivi è una lettura, permettetemi di dire, un po' semplicistica, perché qui mica dice anche senza due o più preventivi, qui dice anche senza consultazione. La richiesta di preventivi è una delle modalità di fare un'indagine di mercato, è solo una. Quindi non sono obbligato a chiedere i preventivi per vari motivi. Primo, perché non è un obbligo legislativo, è una best practice, sì, lo è, indubbiamente, lo dice anche l'ANAC e ha ragione, secondo me, con tutto il rispetto, naturalmente. È l'unico modo? No, non è l'unico modo. Quindi io potrei avere altre metodologie. Un avviso, posso fare un avviso, un'altra indagine di mercato, gli elenchi, cioè le modalità sono diverse, quindi non sono obbligato a chiederle. Vilma dice senza preventivi è rischioso. Non è che è rischioso, il tema è forse è un altro. E c'entra anche con quello che sta rilevando Anna, e c'entra che ha colto precisamente nel segno, e su questo vorrei chiudere, e c'entra perché sono obbligato? No, è l'unica modalità? No, però è una modalità forse la più veloce e la più utile per motivare la congruità dell'offerta economica. Quindi è obbligatorio? No. L'affidamento diretto senza che io chieda i preventivi è illegittimo? No, assolutamente no. Però è una modalità comoda e veloce? Assolutamente sì, e mi servirà molto perché abbiamo visto che uno degli elementi centrali dell'affidamento diretto, a più riprese chiarito dal legislatore, è che l'affidamento diretto deve essere motivato e la motivazione comprende anche la congruità economica. E come faccio, a chiedere più preventivi? E come faccio a motivare la congruità economica? Chiedo più preventivi, è una delle modalità. Due preventivi, più di uno, poi dopo si valuterà senza sfociare nella concorrenza compulsiva, nell'inutile aggravamento del procedimento. E
E occhio, perché l'aggravamento del procedimento è un principio sancito espressamente nel comma 2 dell'articolo 1. Significa che se vado oltre, vado oltre quello, potrebbero porsi dei motivi anche di illegittimità. Attenzione, perché dopo si va a sconfinare in un altro ambiente che poi parleremo, di cui parleremo quando andremo ad analizzare la patologia. Scusate se adesso si fa anche un po' tardi, comunque il discorso lo continueremo perché abbiamo altre 2 ore, direi. Intanto vorrei sapere se è tutto chiaro, se mi volete dare anche qualche riscontro. Nel frattempo vi dico che partiremo la prossima volta dalle domande che stanno andando avanti un po' qui nella chat, grazie anche per i riscontri positivi che ogni tanto chiedo, scusatemi se vi disturbo. Ma davvero parlare davanti al monitor non si vedono le facce, allora no. Grazie, grazie molte. Ho bisogno di qualche riscontro. E partiremo, ve lo proietto da un parere all'epoca si chiamava MIT, ora MIMS, che sintetizza e introduce nella sua, secondo me, chiarezza e lungimiranza. Quello che abbiamo detto finora e ci dà, secondo me, delle risposte. Ecco perché vi consigliavo di andare a vedere il sito del MIMS nel link che uno di voi ha gentilmente riportato, perché è molto utile. E partiremo da questo parere perché dobbiamo dire tante altre cose e poi prenderò in considerazione tutte le sollecitazioni. Come diceva la dottoressa, alle domande daremo risposta scritta a tutte. E così le vedete, chiunque le può vedere, perché possono essere poi utili anche a chi le ha poste, anche a chi non le ha poste. Grazie anche per i commenti positivi. E però ad alcune risponderò anche a voce, perché fanno parte del ragionamento. E poi esamineremo il mercato elettronico Grazie, e tutto quello che ci, diciamo, tutte le implicazioni dottore. che ha. Scusate se vi ho trattenuto, direi, 5 minuti in più anche. Grazie a lei. Allora io mi ricordo, mentre E progetto grazie le davvero moltissimo a slide tutti per i riscontri e i con i commenti. E grazie ancora, saluti, dottoressa. dove c'è anche il link a cui reperire tutto il materiale, allora ricordo che il prossimo incontro è previsto per il 9 novembre e che sarà possibile iscriversi a questo incontro a partire dal 29 ottobre, sempre sul sito di Eventi PA. Gli ultimi due incontri sono invece previsti per il 23 novembre e il 30 novembre e sarà possibile iscriversi a questi ultimi due incontri a partire dalla metà di novembre, sempre sul sito di Eventi PA. Dunque, io ricordo infine che le slide, la registrazione di questo webinar saranno messe a disposizione entro la giornata di oggi sul sito di Eventi PA, la pagina dedicata all'evento, vedete il link sulla slide. Pubblicheremo sempre su questa pagina anche prossimamente, nei prossimi giorni, le risposte alle vostre domande. Per quanto riguarda gli attestati di iscrizioni, queste vengono rilasciate a quanti si sono iscritti all'evento e hanno seguito almeno il 20%, saranno disponibili nei prossimi giorni sul sito di Eventi PA alla voce I miei eventi e sono scaricabili in autonomia. Io ringrazio ancora il relatore Stefano Bianchini, ringrazio i partecipanti e ci vediamo il 9 novembre. Grazie a tutti e a tutte, buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Grazie ancora a tutte e a tutti, grazie dottoressa, come sempre, e poi ci vediamo, come Benissimo, scrivevo nella grazie ancora. chat, Grazie, buona il giornata. 9 novembre, ci sono tante cose da dire, così ci rivediamo il 9, insomma. Grazie, grazie davvero. Grazie, buona giornata, grazie a tutti e grazie a tutte.